Basta, un euro! Da McDonald's nasce uno per uno, 10 prodotti a solo un euro, con tante novità come insalata, sunday choco tris e chicken burger BBQ. Un euro vale di più. Prima non erano così tanti. Sono iniziate da pochissimi giorni le attività della scuola calcio dell'US Catanzaro. Lo staff tecnico del sodalizio di Giuseppe Cosentino è già al lavoro per seguire i piccoli aquilotti che hanno deciso di muovere i primi passi all'interno del vivaio giallorosso. Già tanti i bambini che lunedì scorso si sono radunati presso i campi di calcio a 5 del centro sportivo Girasole di Catanzaro Sala. Presente in prima linea il responsabile dell'area tecnica del settore giovanile US, Carmelo Moro, che ha potuto constatare con i propri occhi la voglia dei bambini di giocare nella prima squadra della propria città, anche in tenera età. Nello staff tecnico, da segnalare inoltre la presenza dell'allenatore degli allievi Gianluca Procopio, che sta contribuendo assieme agli altri colleghi preposti alla crescita sportiva ed educativa dei piccoli atleti. Tanta voglia e seguito dunque, ma soprattutto divertimento per i bambini, che sono stati suddivisi in tre fasce di riferimento. Esordienti per i nati tra il 2000 e il 2001, pulcini tra il 2002 e il 2003 e infine i piccoli amici, fascia speciale questa per i piccolissimi nati fra il 2004 e il 2006. Dopo l'inizio al regime delle attività di berretti, allievi e giovanissimi, tanta attenzione ora per gli aquilotti in erba, che già da soli 6 anni hanno la possibilità di farsi notare dalla gloriosa e blasonata US Catanzaro. Coloro i quali volessero iscriversi alle attività sportive organizzate dal Catanzaro Calcio possono rivolgersi agli addetti ai lavori nei giorni di raduno e di allenamento consultabili sul sito internet ufficiale della società www.uscatanzaro1929.com.